Benvenuti a questo appuntamento settimanale con Processi di Puglia. Andiamo a Brindisi a seguire un processo che sta appassionando non soltanto la Puglia ma anche la Basilicata. Una situazione e un racconto che ha veramente dell'incredibile e seguirlo poi in aula attraverso quelle che sono anche i discorsi del PM, del Presidente della Corte, Maurizio Saso, ma poi la ringa e gli interrogatori, gli esami degli avvocati, il controesame del PM, insomma ci sta rendendo questa vicenda e questa storia reale, perché è un processo ancora in corso, davvero avvincente. Parliamo dell'omicidio di Cairo, noto imprenditore nel Brindisino, volgarmente ricordato come l'omicidio dei padellari. Oltre 20 anni fa, due imprenditori che lavoravano nel settore dei casalinghi e avevano un mercato in mano in tutto il territorio brindisino, ma non solo, venivano tutta la Puglia ad acquistare da loro, furono uccisi. Salvatore Cairo fu fatto a pezzi, Spada invece fu giustiziato in una stazione di servizio. Il processo è ancora in corso, noi stiamo seguendo ogni udienza, ogni passaggio diventa più interessante, ma vediamo la scheda riassuntiva del collega Francesco Schiavano. A distanza di 23 anni si accendono nuovamente i riflettori sugli omicidi di Salvatore Cairo e Sergio Spada. A diradare le nebbie sui due delitti sono state le indagini condotte dai poliziotti della squadra mobile di Brindisi, coordinati dal PM della DDA di Lecce Milto Stefano De Nozza, che si sono concluse il 3 marzo 2022 con l'arresto di due imprenditori, i fratelli Enrico e Cosimo Morleo. Fondamentali per ricostruire quanto accaduto sono state le rivelazioni di Massimo Morleo, fratello di Cosimo Enrico, che aveva da poco tempo avviato il suo percorso di collaborazione con la giustizia. L'omicidio di Salvatore Cairo risalirebbe al 6 maggio 2000. Stando all'ipotesi accusatoria, l'imprenditore attivo nel settore dei casalinghi sarebbe stato ucciso a coltellate da Enrico Morleo all'interno della sede del Fuocolare, una ditta situata nella zona industriale di Brindisi e riconducibile a Cosimo Morleo. Dopo l'omicidio, il corpo fu fatto a pezzi con una motosega e bruciato in un bidone di acciaio. Sergio Spada, invece, è stato ucciso il 19 novembre 2001. Il cadavere dell'imprenditore fu abbandonato in un'area di servizio dismessa sulla circonvallazione di Brindisi all'altezza del rione Sant'Elia, dove fu ritrovato la mattina del 20 novembre. La sera precedente, stando all'accusa, Enrico Morleo si sarebbe appostato nei pressi dell'abitazione di Spada a Rione Casale e, minacciandolo con una pistola, si sarebbe introdotto all'interno del veicolo condotto dal 46enne, fermo davanti al cancello elettrico in procinto di aprirsi. Poi, l'esecuzione con un colpo di pistola alla nuca. Il movente dei due omicidi è stato individuato dalla DDA in ragione di carattere lato sensu commerciale. Eliminando entrambi gli imprenditori, si legge nel provvedimento di fermo, il fratello Cosimo avrebbe operato nella distribuzione degli articoli per la casa in regime di monopolio. Tale contesto si era delineato all'epoca dei fatti, ma senza un solido quadro probatorio, che è giunto dopo circa 23 anni. Grazie mille al collega Francesco Schiavano per la scheda esaustiva. Adesso andiamo in aula, in collegamento dai rispettivi carceri, sia Enrico Morleo in collegamento da Milano e sia Cosimo Morleo in collegamento da Palermo. Ma la cosa importante a cui prestare particolare attenzione è la richiesta che avanza il PM Milto De Nozza. Vediamo qual è questa richiesta. Iniziamo, buongiorno a tutti. Procediamo alla costituzione delle parti. Allora, è presente il pubblico ministero della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, dottor Milto De Nozza. L'imputato Morleo Cosimo, detenuto per questa causa, è collegato in videoconferenza dalla casa circondariale di Milano, mentre è detenuto in quella di Voghera. È difeso dagli avvocati Cosimo Luca Leoce e dall'avvocato Elvia Belmonte, entrambi presenti. Diamo atto allora preliminarmente del mutamento del collegio della Corte d'Assise, perché è subentrato al dottore Simone Orazio, trasferito alla sezione GIP su sua domanda, il giudice
dottor Adriano Zullo, che per effetto della recentissima variazione tabellare è giudice effettivo della Corte di Assise di Brindisi. Naturalmente per effetto di questo mutamento del collegio dobbiamo formalmente rinnovare gli atti e quindi il procedimento regredisce alla fase antecedente alla dichiarazione di apertura del dibattimento. Dichiariamo nuovamente aperto il dibattimento, interpelliamo le parti in ordine alle richieste di prova già avanzate e le parti interpellate, ritengo, si riportano integralmente alle richieste di prova già formulate. Siamo d'accordo? Senz'altro. Così la Corte a questo punto conferma le ordinanze ammissive delle prove già emesse e dichiara utilizzabili, in assenza di richieste anche di nuova audizione di testimoni già discussi, dichiara utilizzabili le prove già assunte sino a questo momento. Presidente, io credo che per dare, come dire, il giusto completamento alla attività svolta dalla Corte sarebbe necessario, non è una richiesta istruttoria, è una sollecitazione ai poteri istruttori del giudice, eseguire un accertamento su quelli che sono i resti che sono stati trovati a seguito dell'attività ispettiva, perché non abbiamo motivo di dubitare che i resti siano quelli di Salvatore Cairo, però probabilmente, diciamo, un accertamento a carattere scientifico eliminerebbe qualunque dubbio. Quindi ritengo che la Corte dovrebbe disporre una perizia, si deve ragionare su quale tipo di contributo scientifico poter acquisire al processo, perché sicuramente avremo bisogno di un genetista, cioè di qualcuno che abbia competenze tali da poter verificare, uno, se sui resti siano estraibili, dai resti siano estraibili profili genetici utili per la eventuale comparazione, e naturalmente sia anche poi in grado successivamente di fare la comparazione. Qui si apre un capitolo importante, Presidente, che ritengo che la Corte dovrà approfondire, perché noi oggi non abbiamo un termine di confronto, non abbiamo materiale genetico che possa essere confrontato con quello recuperato, quindi il materiale genetico va, tra virgolette, ricostruito. Io vado a memoria, ma credo di ricordare bene, Salvatore Cairo ha due fratelli, ha un fratello e una sorella, quindi l'acquisizione del patrimonio genetico della sorella e del fratello di Salvatore Cairo, e in questo senso chiaramente ci deve essere la disponibilità da parte dei titolari del patrimonio genetico, potrebbe essere utile per ricostruire il patrimonio genetico di Salvatore Cairo e confrontarlo con quello eventualmente rinvenuto dai residui che sono stati oggetto naturalmente di sequestro da parte della, diciamo, della Corte. Quindi un genetista che sia in grado sia di estrarre che di comparare. E probabilmente la Corte avrà bisogno anche di un medico legale, così mi permetto di fare questo suggerimento, perché riflettevo sul se il medico legale possa avere una sua utilità in questo accertamento. Ritengo di sì, perché per esempio il medico legale ci potrebbe dire i resti a quale frazione del corpo appartengano e soprattutto ci potrebbe dire se per esempio sui resti vi siano segni del taglio, perché abbiamo assistito alla deposizione all'esame dell'imputato Morlo Enrico, lui ci dice che ha sezionato il cadavere utilizzando una motosega, quindi magari il medico legale ci potrebbe dire se sui resti che sono stati rinvenuti vi sono segni di taglio da un'arma quale può essere qualificata la motosega. Quindi la mia richiesta è di una perizia che ha ad oggetto l'approfondimento di questi aspetti scientifici attraverso il conferimento di un incarico peritale collegiale ad un genetista e ad un medico legale. Grazie. Benissimo, sentiamo anche gli altri difensori. Sì, Presidente, ritengo che gli altri difensori di parte civile. Ah, chiedo scusa. Prima. Presidente, la difesa di Sebastiano Cairo si rimette alla Corte e si riserva chiaramente di acquisire la disponibilità della persona offesa. Mi associo. Sì, analogamente anche per l'avvocato Sborgia, per la parte civile Paola Nicchiarico. L'avvocato Scardia pure.
L'avvocato Scardia si associa proprio alla richiesta del pubblico ministero. Si associa alla richiesta del pubblico ministero. I difensori degli imputati? Sì, l'avvocato Epifani per Bordeaux-Enrico si associa alla richiesta del pubblico ministero. Ritengo che sia di fondamentale importanza accertare e verificare quanto è stato trovato nel pozzo. Quindi con la presenza di un biologo, non so, un anatomopatologo sicuramente, un genetista che possa verificare e comparare effettivamente tramite il DNA se quei resti appartengono al povero Salvatore Cairo. Grazie. L'avvocato Belmonte, l'avvocato Leoci. Presidente, per quanto riguarda l'avvocato Leoci si associa. Soltanto una piccola riflessione. Condivido pienamente l'esposizione del pubblico ministero, però volevo far rilevare sin da ora che è anche probabile che il medico legale non riesca a trovare tracce di taglio qualora quella parte di osso sia andata bruciata. Quindi soltanto questo è giusto per correttezza. Però si associa a tutto. Il secondo difensore si associa alla richiesta formulata dal pubblico ministero. Allora, a questo punto la Corte, provvedendo sulla richiesta di perizia formulata dal pubblico ministero, alla quale si sono associati quasi tutti i difensori e quelli che non si sono associati si sono rimessi alla Corte, ritenuto che è assolutamente necessario disporre accertamenti peritali finalizzati all'estrazione del profilo polimorfo del DNA dai reperti ossei che sono stati rinvenuti in sede di sopralluogo da parte della stessa Corte, dispone perizia e nomina periti la genetista dottoressa Giacoma Mongelli e il medico legale dottoressa Liliana Innamorato, disponendo la citazione degli stessi a cura della Cancelleria. L'incarico sarà conferito nel corso di questa stessa udienza, non appena poi i periti materialmente compariranno in udienza. Naturalmente poi interpelleremo le parti sul quesito che possiamo porre, diciamo, e che abbiamo soltanto abbozzato nell'ordinanza ammissiva della perizia. Detto questo, possiamo a questo punto proseguire nell'istruzione dibattimentale. Presidente, mi perdoni, mi scusi se la interrompo, era solo per chiudere la questione della perizia, perché diciamo, tutto ruoterà sul confronto, sulla comparazione, per cui forse conviene già da subito acquisire l'eventuale consenso del fratello e della sorella, perché benissimo. Diversamente il tribunale col 224 bis deve disporlo d'ufficio. Benissimo. Quindi, per quanto riguarda i prossimi congiunti di Cairo, servirebbe la sorella e il fratello, quindi sono Cairo e dovrebbe essere. Vabbè, oggi, per oggi non sono naturalmente presenti in aula, però la difesa ritengo... Possiamo depositare un consenso scritto magari nei prossimi giorni? Potrà depositare un consenso scritto, ritengo che al momento non ci siano ostacoli. Nel corso delle operazioni peritali eventualmente si darà atto di questo consenso che ritengo non mancherà, no? No, infatti. E quindi naturalmente è interesse della famiglia quello di accertare questa situazione, quindi potremo procedere naturalmente, se nelle more dell'incarico peritali possiamo avere questo consenso e il difensore può farsi parte dirigente nel farcelo pervenire in udienza, certo, oggi stesso, meglio ancora. Certo, altrimenti poi noi formuleremo il quesito e il perito stesso in sede di operazioni peritali che si svolgeranno anche alla presenza dei consulenti di parte potrà naturalmente acquisire i reperti utili per la comparazione. Va bene? In questi termini bene, possiamo... Perfetto, grazie. Possiamo senz'altro procedere. Presidente, sì. C'è una richiesta. Dunque, ai sensi del 507 preannuncio una richiesta per conto della mia cliente, la signora Paola Nicchiarico, la quale avrebbe diciamo delle dichiarazioni da rendere in merito al riconoscimento dell'imputato
Morleo Enrico, che lei ha già effettuato riconoscimento fotografico quando ha reso le dichiarazioni, quando è stata sentita come testimone. All'esito del sopralluogo che c'è stato il 23, credo il 22 dicembre, il 20 dicembre, ha delle dichiarazioni da rendere, poiché è in grado, diciamo, di effettuare anche un riconoscimento più dettagliato dell'imputato, quindi formalizzando queste dichiarazioni intende suffragare maggiormente quello che lei ha già dichiarato precedentemente. Va bene, allora è stata anticipata questa richiesta ex 507, sulla quale possiamo già interpellare le parti fin da ora e poi la Corte deciderà se e quando ammetterla. Presidente, il momento non è quello idoneo sotto il profilo processuale, dobbiamo terminare tutta l'attività istruttoria dibattimentale e poi la Corte deciderà ex articolo 507 di accogliere la richiesta. È inutile anticipare, andiamo avanti con l'attività istruttoria. Allora, possiamo differire allora tutte le questioni del 507 al termine dell'istruzione dibattimentale. Allora, Presidente, tra l'altro, se posso interloquire sul punto, la signora Nicchiarico è stata sentita come testimone, ha già reso una piena testimonianza in relazione a questa vicenda. Ritengo che non ci siano i presupposti per riascoltarla nuovamente. Quindi, al di là del fatto che dal punto di vista processuale non è questo il momento, perché siamo ancora nel piano dell'istruzione dibattimentale, non è nemmeno valutabile questa richiesta. Ritengo, proprio perché per il ruolo che ha avuto, che non ci siano i presupposti per poter risentirla. Grazie. Abbiamo acquisito allora anche l'opposizione del difensore, comunque è una questione che si porrà effettivamente in quanto tale al termine dell'istruzione dibattimentale. Sì, Presidente, io conosco il codice di procedura penale perché ho studiato. Per cui lo sapevo e soltanto ho anticipato quella che sarà poi una questione da eccepire senza il 507. Questo già lo sapevo, grazie colleghi. È chiaro. Presidente, posso? La difesa di Cairo ai fini della sottoposizione alla perizia informa la Corte, insomma, che è stato acquisito per le vie brevi il consenso della parte civile. Ah, quindi avete interpellato il fratello e la sorella? Sì, no, il fratello. Ah, il fratello di Salvatore Carico è disponibile, ha dato il consenso per le vie brevi naturalmente a fornire questo il DNA utile per la comparazione. Sì, va bene, quindi ne prendiamo atto, grazie. A questo punto possiamo, se non vi sono altre questioni, procedere all'istruzione dibattimentale. Era previsto per oggi. Abbiamo visto il PM De Nozza chiede che sia verificata l'appartenenza dei resti di Salvatore Cairo trovati nel pozzo, portati in un'udienza speciale proprio dallo stesso Enrico Morleo. Chiede che siano verificati che quei resti trovati appartengono davvero al povero imprenditore Cairo e quindi chiede una comparazione del DNA. Gli avvocati non si oppongono, ovviamente, quindi si procede a stabilire, predisporre questo esame, ma vediamo la scheda proprio del ritrovamento di questi resti realizzata dal collega Francesco Schiavano. È mercoledì 20 dicembre 2023 e dal Palazzo di Giustizia di Brindisi parte il convoglio composto da un furgoncino della Polizia Penitenziaria con Enrico Morleo a bordo, da altri veicoli con i componenti della Corte e dai mezzi che trasportano il PM della DDA di Lecce Milto Stefano De Nozza, gli avvocati degli imputati e delle parti civili. La carovana ha ripercorso il tragitto che 23 anni prima fece l'imputato alla guida del motocarro con a bordo il corpo di Salvatore Cairo. Morleo, scortato dalla polizia penitenziaria, conduce la Corte verso un casolare diroccato adiacente a un boschetto. Poi, in quella che un tempo doveva essere l'aia di una masseria, spunta un pozzo e l'uomo è sicuro di aver trovato il pozzo in cui si liberò delle spoglie di Cairo dopo averle bruciate all'interno del fusto, alto circa 120 metri. Un contenitore utilizzato per bruciare la legna in cui si trovava già della brace. Lì, in quel pozzo, nel pomeriggio dello stesso giorno sono stati effettivamente recuperati dei frammenti di ossa.
processuale va avanti e in aula si presenta come imputato uno dei fratelli Morleo, Giuseppe Morleo, il quale però si avvale della facoltà di non rispondere. Andiamo in aula. Procediamo quindi secondo il programma dell'istruttoria. Chi sentiamo allora? Sono testi miei. Allora sì. Sentiamo Giuseppe Morleo. Iniziamo. Giuseppe Morleo. Si accomodi, intanto diciamo dobbiamo chiarire la veste in cui lo dobbiamo sentire, interpelliamo le parti sul punto. La veste giuridica è quella di 210. Quindi va sentito ai sensi del 210, le parti sono d'accordo su questo naturalmente. Va bene, allora lei verrà sentito come persona imputata in procedimento connesso, quindi è assistito da un difensore. Chi è il suo difensore? Daniele Damuri. L'avvocato Daniele Damuri, presente in udienza. Benissimo. Allora io la devo avvertire che lei ha la facoltà di non rispondere ad alcuna domanda. Oggi lei vuole rispondere alle domande, sì o no? No, mi avvalgo la facoltà di non rispondere. Non vuole rispondere alle domande? Ho risposto al pubblico ministero, mi ha fatto delle domande all'epoca e oggi no. Oggi non vuole rispondere alle domande. Va bene, prendiamo atto che allora lei si rifiuta di rispondere alle domande, si può accomodare. Lei quindi conferma di volersi avvalere della facoltà di non rispondere. Dica al microfono. Non ho capito. Lei ha detto che, ripeta, non vuole rispondere alle domande? Ho risposto già al pubblico ministero all'epoca. No, io. Oggi le si chiede no. Se vuole rispondere alle domande oggi. No, mi avvalgo la facoltà di non rispondere. Benissimo, si accomodi. Procediamo adesso all'ascolto della testimone. Si può accomodare. Prego signora, sarà sentita come testimone, quindi deve leggere la dichiarazione impegnativa con la quale si impegna a dire la verità. Questa no? Sì, quel foglio davanti a lei. E poi deve fornire le sue generalità complete. Sì. Prego. Conservare della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla in quanto a mia conoscenza. Molto bene. Le ricordo che la legge prevede sanzioni penali per i testimoni falsi o reticenti. Lei come si chiama? Io mi chiamo Nadarro, residente a Brindisi. Molto bene. Convivente di Morleo Enrico. Lei è convivente di Morleo Enrico. Dell'imputato, non è sì. Coniugato. Morleo Enrico, sì. E non so se ha la facoltà di astensione. Va avvisata della facoltà. Va avvisata, quindi, sì. Senta, lei come convivente, da quanto tempo lei convive con Morleo Enrico? 25 anni. 25 anni. Come convivente, insomma, more uxorio dell'imputato. Naturalmente lei ha la facoltà di astenersi dal deporre. No. Lei vuole rispondere alle domande. Sì, se risponde, naturalmente deve rispondere secondo verità, è tenuta a dire la verità, però ha questa facoltà. Lei non vuole avvalersi di questa facoltà e vuole rispondere, ho capito bene? Sì, io voglio rispondere, sì. Lei vuole rispondere alle domande secondo verità, è tenuta a rispondere. Sì. Va bene, a questo punto, avvertita di questa facoltà, la testimone dichiara invece di non volersi avvalere della facoltà di non rispondere, ma risponderà come testimone. Benissimo. A questo punto il difensore può procedere all'esame. Sì, buongiorno. Buongiorno signora. L'avvocato Epifani. Sì. Buongiorno, avvocato. Senta, lei ha detto che è convivente con Morleo Enrico. Da quanti anni è convivente con Morleo Enrico? 25. 25. Sì. Lei ha avuto dei figli dalla... Sì, due. Come si chiamano i suoi figli? Senta, i suoi figli hanno avuto mai problemi di salute? Sì, tutte e due. Chi in particolare? In particolare il secondo, però anche la prima. Quando è nato il secondo? Otto. Mentre il maschietto è nato nel 2004. 2004. E che problemi ha avuto il maschio? Il maschio al parto l'hanno tirato male, l'hanno fatto mezza paralisi. Sì. Più altri problemi di linguaggio. Mi sono fatta 13 anni di nostra famiglia. 13 anni di nostra famiglia. Senta, lei quando è venuta a vivere a Brindisi? Io sono venuta a vivere ad aprile del 2000, non ricordo, metà o fine mese di aprile. E prima lei dove viveva? Io viveva?
Io a Roma, a Roma. Ha conosciuto Enrico a Roma? Sì, 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 a Roma. Senta, a Brindisi dove è venuta a vivere? Direttamente dove sto adesso, questa ho comprato casa mia. Questa casa di via dove attualmente vive? Sì, 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 sì. Quindi vive da più di 25 anni, sì, in questa casa? Sì, 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 è mia, sì, sì. E di chi è la proprietaria di questa io, casa? Io. È intestata anche a Morio a me, Enrico? A me. No, 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 no. Col notaio Enrico abbiamo fatto il mutuo e ho distinto tutta la casa. Quindi questa casa l'ha acquistata lei direttamente? Sì, 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 con i miei risparmi, che io lavoravo a Roma, non è che non lavoravo. Che lavoro faceva a Roma? Io lavoravo 15 anni alla GS, il supermercato GS. E quindi questa casa, questo immobile... l'ho acquistato 25 anni mutuo, fa con il mutuo, sì sì, mi sono messa il mutuo e ho acquistato la casa aiutando anche con la mia mamma, giustamente l'ha aiutata anche sua madre, sì, nell'acquisto di questa casa, però avevo bei soldini che ho potuto permettermi di pagarmi il mutuo. Senta, e lei ha la documentazione che attesta che questi immobili? Sì sì, io ho portato tutto, anche l'atto notarile di Enrico. All'epoca c'era il notaio che ha prodotto. L'ho intestata la casa nel 2004. No, perché questo immobile attualmente è sotto sequestro conservativo, da quello che compro. Ah, vabbè, comunque quello... La documentazione che, sì, sì, che abbiamo prodotto tutto al tribunale, che penso che farà, sì, parte anche al tribunale del riesame, sì, a parte di questo fascicolo, è va quella bene, che attesta effettivamente. Sì, sì, che sì, c'è anche il notaio Enrico, sì, chiusi. Queste in pratica sono delle villette e ognuno ha la villa sua. Abbiamo fatto l'istinto del mutuo tutti quanti insieme, c'era una cooperativa, ecco. Ok, senta, okay. Enrico ha mai contribuito nell'acquisto di questo immobile? No, 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 no. Va bene, senta, lei conosce i fratelli di suo marito? Sì. Quanti sono? Li conosce, se li ricorda? Tutti erano 12, poi sono 10 maschi e 2 femmine, poi 2 sono morti e mio suocero morì. Senta, quali rapporti ha avuto nel tempo Enrico con i suoi fratelli? Non belli. Che cosa intende per non belli? Perché Enrico è stato sempre una persona scartata, è stata sempre una persona maltrattata, non è stato mai capito. Poi mi ricordo quando è nato mio figlio, nel 2004, lui mi confessò che lui si drogava. Io andai e dissi, per favore aiutami, perché mio figlio ha avuto questi problemi. Avendo questi problemi, Enrico ha detto, no aspetta, aiutami, perché io mi drogo, io rimasi giustamente perché io di queste cose non ne capisco niente, e lo portai, ho detto scusami io modo devo andare qua, che io non so dove si va, mi ha detto al CERT, si chiama CERT di Brindisi, ho preso un appuntamento con la dottoressa, ma non mi ricordo come si chiamava, e siamo andati e abbiamo fatto un altro 13-14 anni di CERT con Enrico. Dopo Enrico... Io l'unica responsabile che lo dovevo portare e riportare a casa. Che i suoi fratelli non si occupavano? Non no, 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 assolutamente, non se ne sono mai interessati, anzi, non se ne interessavano proprio. Senta, andiamo nel dettaglio dei fratelli. Sì, sì. Volevo sapere che rapporti aveva Enrico con Massimiliano Morleo. Vediamo, la compagna di Enrico Morleo parla della relazione di coppia avuta proprio con il suo compagno, rivendica anche la sua autonomia all'interno della coppia. Dice, io ho sempre lavorato, non sono stata una donna mantenuta dal marito, ma ho sempre lavorato. E l'avvocato Epifani incalza anche per capire quali siano stati i reali rapporti tra Massimiliano Morleo, il fratello di Morleo che si è pentito in carcere, ed Enrico Morleo, il compagno della donna che stiamo sentendo. Andiamo in aula. Massimiliano Morleo non è che un grande personaggio. Cioè, beh, lui... Eviti i commenti, ci dica perfettamente che rapporti aveva. Brutti, brutti. Cioè in che senso? Non lo poteva vedere, non so, non si sa la motivazione, ma non lo poteva vedere, non lo poteva digerire, non lo so. Forse perché Enrico è serio, non so che dirle, non lo so. Forse perché anche tutto ciò, perché in questa famiglia c'erano ricchi e poveri. Cioè spieghi bene questo concetto. Allora, i piedistalli erano Pino, Cosimino e Massimiliano. Erano i poveri o i ricchi? No, erano i ricchi. I ricchi. Che stavano benestanti e stavano bene. Noi eravamo la parte più fragili. E chi erano fragili? I poveri chi erano? Enrico, Antonio, Enio, cioè questi. Non,
campavamo la giornata, andavamo a lavorare come tutte le normali famiglie del mondo. Cioè, lei ci vuole dire adesso che con questa differenziazione che vi erano dei fratelli di serie A, dei fratelli di serie B, sei A, serie B, sì. Cioè, in pratica vengono calcolati più quelli che stanno benestanti che quelli che non... Cioè, praticamente, se uno non ha soldi, in questa famiglia non valeva niente. Ecco, tra virgolette. Ed Enrico apparteneva a quale... A quelli che non valevamo niente. Insieme, ha detto, ad Antonio... Antonio, Enrico, Enio, sì, quelli un po' più sfortunati, dimo. Senta, lei conosce Antonio Morleo? Sì. Chi è? Antonio Morleo è il fratello di Morleo Rico. Ed è vivo? No, è morto, è deceduto. Quando è morto? Il 15 ottobre, o settembre-ottobre, non ricordo, del 2010, mi sembra, sì. Lei si ricorda qual è stata la causa sì. della morte di Antonio Morleo? Sì. Se vuole riferirlo, in pratica è morto di malattia, non so se aveva la leucemia o aveva cose di sangue, non so. Morto 42 anni, quindi era giovanissimo. Si ricorda se aveva dei precedenti penali Antonio Morleo? Sì, pure Antonio, sì. Senti, in che condizioni viveva Antonio Morleo? Come noi, precarie, cioè normale, andava a mare, guadagnava la giornata, quindi la moglie lavorava. Era benestante? No, assolutamente no. Senta... Sì. Senta, si ricorda qualcosa in relazione alla morte di Antonio Morleo? Antonio Morleo, fecimo il funerale, che mi ricordo. Un'occasione c'era, che ricordo una cosa, sempre di Massimiano, che quando morì Antonio, e c'era ancora la bara aperta, stavamo in un giardino fuori, e stavano tutti i parenti, fratelli, amici, tutti quelli che i cristiani strani. E Massimiano scese da lì e disse, no, ha detto, Antonio sapeva che non aveva soldi, giustamente, come a noi. Ha detto, vabbè, mo l'aiuto, aiuterò a crescere la sua famiglia, perché era un po' a disagio. Non ci penserò io a... Gli altri fratelli hanno aiutato Antonio Morleo? Vabbè, no. Perché non, chi non aveva possibilità, no. Però gli altri no, non l'hanno aiutato. No, questo no. Senta, lei sa che... lei sa che rapporti aveva Cosimo con Antonio Morleo? Cosimino? No, vabbè, no. Non, normali? No, io so che Enrico... Con Enrico sì, noi sì, con stavamo... Enrico che rapporti c'erano? Sì, no, bene, stavamo bene, eravamo tranquilli, va. Mangiavamo la sera a casa insieme con la famiglia, rispettive famiglie, c'era più... Perché eravamo così, eravamo semplici, non è che c'era niente di che, niente di... Senta, lei è a conoscenza, oppure quando è venuta a conoscenza, ritengo... che Massimiliano Morleo stava collaborando con la giustizia? Noi molto prima, noi abbiamo saputo tanto tempo prima, perché, come si dice, i carcerati già sanno chi entra e chi esce tramite colloqui, e si vengono già a sapere le voci che Massimiliano Morleo stava collaborando con la giustizia. Quindi noi lo sapevamo già da tanto tempo. Prima che usciva la notizia del giornale. Sì. E vabbè, che tipo di notizie avevate saputo? No, dice è possibile che Massimiliano Morleo stava collaborando con la giustizia. Cioè no? Tramite altri carcerati, Brindisi sì, parlava? Sì, Brindisi, il popolo, tutti, certo, sì. Già si sentiva questa cosa nell'aria. E giustamente la venivano a riferire ai fratelli di... a Enrico, alla famiglia Morleo. Non ho capito, scusi. Le venivano anche a riferire gente per strada, gente comune, alla famiglia di Enrico. E che cosa venivano a riferire? E dicevano, guarda, mi sa che tuo fratello si sta pentendo, sta collaborando con la giustizia. Ma infatti loro manco ci credevano, una cosa del genere. Ma come è possibile?
E vediamo, i Morleo sanno che il fratello Massimiliano ha deciso di pentirsi, perché, come dice la signora Morleo, la compagna d'Erlico, quello che viene detto dal carcere attraverso il popolo alle volte è più vicino, più veloce anche della voce dei giornali. E quindi la famiglia Morleo sa che il fratello Massimiliano si sta pentendo ancora prima poi che venga divulgato anche dalla stampa. E in questa fase l'avvocato Epifani fa una domanda chiave che poi porterà un grande colpo di scena e chiede alla signora se hanno mai ricevuto delle minacce, se quindi Enrico Morleo ha mai ricevuto delle minacce, e questa è la risposta. Non Senta, penso. Ha mai ricevuto delle minacce da... Sì. Che tipo di minacce? In pratica una mattina venne la figlia Claudia, questo Massimiliano Morleo era arrestato a Taranto. Questo Massimiliano Morsava è venuta la figlia e ci ha consegnato una delle lettere di minacce di Massimiliano da parte da Massimiliano Morleo. Cioè, mi spieghi bene, cioè, Massimiliano Morleo inviava delle lettere. Allora, a chi? Ha spedito una Enrico. Lei conserva queste lettere? Sì, io ho fatto la. Sì, io conservo tutto, avvocato. Allora, ha conservato una lettera a Enrico, ha fatto una lettera a Enrico, una lettera a Stefano, una lettera a Bruno e una lettera a Enio, tutte di minacce. Io, mi è venuta la figlia Claudia Morleo di casa, ha detto io devo dare questa lettera allo zio Enrico. Chiedo scusa, giusto per comprendere, quindi sì. Massimiliano Morleo sì. Dal carcere di Taranto sì. Inviava le lettere direttamente a casa vostra oppure le inviava a me è venuta la figlia, poi non so l'altra se gliel'hanno inviata di quindi in buona sostanza le inviava a casa sua sì ogni casa di quindi simulava quindi una lettera inviata alla figlia in all'interno modo che della arrivava. Quale vi erano messaggi per i fratelli però non so se la figlia l'ha dato anche all'altri a me parliamo per lei chiaramente a me mi è arrivata di casa me l'ha portata proprio lei di mano come si chiama la figlia È venuta che ha fatto? È venuta a casa, ha detto devo parlare con lo zio. Ho detto prego, accomodati, dico entra. Ha detto zio, c'è una lettera da parte di mio padre. Io ho fatto la fotocopia e l'ho tenuta. Possiamo vedere? Prego. Possiamo eventualmente prendere... Vediamo di che si tratta. Ma lei adesso ha portato le copie di queste lettere di minaccia... Sì, lettere sì. Di minaccia che, le, sì. Che lei che conservava. Massimiliano Morleo avrebbe diretto... Dal carcere, sì dal sì, carcere. Sì, c'è stato l'indirizzo. Tramite chi le ha avute lei? Io questa io l'ho avuto tramite la sua figlia. Ha fotocopiato figlia. Anche la busta? Sì, io l'ho fotocopiata col timbro? Tutto. Sì, 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 c'è tutto, no, non è che... La figlia, abbiamo detto... La figlia di Massimiliano Morleo. E lei queste lettere le diciamo, le tira fuori oggi, in precedenza le ha mai... Mostrate a qualcuno? No, io l'ho presa, ho fatto la fotocopia e l'ho tenuta. Dico, basta. Le ha mai mostrate all'autorità giudiziaria? All'autorità no. Non è stata mai sentita dall'autorità giudiziaria? No, io è il primo giorno che sono qui. Quindi è una novità che lei oggi, per la prima volta... Non è stata mai sentita dalla PG, Franchetti Laura? Prego, l'avvocato, non so, gliela do all'avvocato. Allora, so, vediamo di che si tratta. Lei vuole produrre queste, la difesa vuole produrre prego. Queste. La vuole leggere l'avvocato, fate voi. Diciamo una cosa, la legga lei stessa, che l'ha ricevuta. Non leggo, non so, tanto la calligrafia. Là, posso non leggerla io, se vuole. Così, vuole, sì, l'avvocato legge sì. Il difensore, prego. Preferisco, grazie. Non capisco bene la calligrafia. È l'unica missiva di questo tenore o ce ne sono altre? Ce ne sono altre tre. Con questa di Enrico sono quattro. Ma è l'unica diretta... Chi è il destinatario di queste missive? Tutte Morleo Massimiliano. No, il destinatario. Io ho detto l'autore Morleo Massimiliano. Ah, che me l'ha portata a casa mia. Il destinatario chi era? La figlia di Massimiliano Morleo. No, non capisce. Il destinatario chi è? Morleo Enrico? Morleo Enrico, sì, certo. Morleo Enrico, il fratello. Erano lettere dirette a suo convivente Morleo Enrico, abbiamo capito bene? L'ha portata per lo zio, sì, Morleo Enrico. E quindi... Venne di casa, gliela portò, ha detto di questo devo dare una lettera allo zio. E senta una cosa, come mai non erano dirette direttamente all'indirizzo di Morleo Enrico, al suo indirizzo, ma per tramite di altre persone? Non lo so, questa l'ha mandata lui, non lo so io. No, dico, se il destinatario era Morleo Enrico... Sì.
Dico, come mai non sono giunte da, direttamente a Morlo Enrico, ma sono arrivate nelle sue mani e lei solo oggi le sta tirando fuori? Ma io oggi sono stata la prima volta interrogata, io non sono mai venuta. Mi sono spiegato? No, non mi spiego, capendo. Allora mi spiego meglio. Sì. Se lei dice che erano lettere dirette a Morlo Enrico, dovevano arrivare da Morlo Enrico a casa sua, no? Certo, come regola sì, dovrebbe essere. Sì. E invece non sono arrivate a casa sua, sono arrivate alla figlia di Massimiliano Morlo. La figlia ha portato la lettera a Morlo Enrico, di mano. Ah, ecco. Cioè la lettera arrivava a casa arrestato. Di Massimiliano, la figlia la riprendeva e gliela portava, probabilmente perché stava collaborando oppure perché non poteva mandarla per evitare che fosse... Questo era il passaggio che andava chiarito perché non era chiaro, vabbè. Okay. Probabilmente perché non voleva che arrivasse direttamente ai fratelli. Comunque io posso leggere questa lettera. Diamo lettura. Allora, e abbiamo visto compare una lettera per la prima volta portata in aula dalla signora Morlo, che la chiamiamo così anche se in realtà è la compagna, non è la moglie. Ed è questa la lettera, noi l'abbiamo qui riprodotta e la vedrete anche nelle varie ricostruzioni meglio e adesso che andremo in aula. Una lettera scritta da Massimiliano Morlo a Enrico Morlo. Ma cosa dice questa lettera? A leggerla è lo stesso avvocato Epifani. Vi anticipo soltanto un passaggio. Enrico, sono Massimiliano. Ti scrivo per dirti che fuori sono successe delle cose di tuo fratello Stefano e quello che mi dispiace che tu non sei ancora intervenuto, ma per parlarli, ma minimo dovevi far cadere i denti. Ecco, questo è l'incipit, ma la legge in modo integrale l'avvocato Epifani. È scritto Enrico, sono Massimiliano. Ti scrivo per dirti che fuori sono successe delle cose di tuo fratello Stefano e quello che mi dispiace è che tu non sei ancora intervenuto, ma non per parlargli, ma minimo lo dovevi far cadere i denti. Ricordati che quando tu stavi in galera io non ti ho fatto mai mancare niente, sono sempre stato presente sia per te che per la tua famiglia, di tutto quello che serviva, di quello che mi meraviglio di te, che da casa sono passate persone che ultimamente non tanto trattavo più. Quello che abita dietro casa tua che io neanche immaginavo. Tuo fratello ha dato due schiaffi a mia figlia e mia moglie e stava anche tua madre presente che adesso va dicendo che se anche è successo tutto questo noi ritorneremo sempre insieme perché siamo fratelli. Ma lei non ha capito niente, anzi digli che adesso non ha perso solo due fratelli ma adesso sono tre. Quello che mi dà fastidio è che tu ancora non sei intervenuto eppure nel passato ti ho fatto pure del male, soprattutto tuo nipote. Spero tanto che fai qualcosa e ricordati che quello che stai facendo passare lui a me qua dentro ve farò passare il doppio io a lui. Ha rotto pure il naso e la costola a mio cognato Tommaso che non c'entra proprio niente. Mi raccomando, non dire niente a mia moglie che non sa niente. È intervenuto anche un'altra persona che lo ha chiamato mia nipote e lo ha messo a cuccia. Sopra c'è scritto per Enrico. Spero tanto che se lo arrestano lo portano a Taranto o a Lecce che se non ci sono io sta chi lo aspetta. Mi raccomando, fammi sapere qualcosa. Dici a tuo fratello Ennio che deve lasciare casa perché la casa non è soltanto sua ma di tutti e la dobbiamo vendere e dividere tutti. Quindi chiamalo e digli che te l'ho detto io e non toccare niente di quello che sta, che neanche il cane sta nel recinto è suo, anzi solo le galline sono sue. C'è la busta, poi c'è scritto nella busta della fotocopia. Mittente Morlo Massimiliano, via Carmelo Magli 1, 7400 Taranto, cioè il carcere di Taranto. C'è un francobollo posta 1 con il numero d'invio per Morlo Brindisi. Cioè sembrerebbe che questa lettera sia stata mandata direttamente a un mittente Morlo Massimiliano. All'interno della stessa c'è scritto per Enrico.
che abbiamo compreso, portava brevi manu questa lettera. Conferma questa circostanza? Confermo, sì, sì. C'è una data? Non c'è una data su questa lettera, c'è solamente un timbro postale con riferimento, però non c'è, c'è il francobollo, però non c'è una data. Io chiedo l'acquisizione di questa lettera, Presidente, è una valutazione che poi la Corte farà in relazione a quanto ci ha detto oggi Franchetti Laura. Su questa richiesta, pubblico ministero, gli altri difensori? Anche i difensori. Va bene, allora la Corte sulla non opposizione, o anzi il pubblico ministero pare sia associato, comunque acquisisce la missiva di cui ha appena dato lettura l'avvocato Epifani, che sembra essere quella proveniente da Morleo Massimiliano, sebbene non sottoscritta, ed è una copia che è stata prodotta in aula dalla testimone. Prego, procediamo. Allora, con l'esame. Signora, quindi in buona sostanza da questa lettera io leggo che che Massimiliano Morleo manda un messaggio ad Enrico, però lei ce lo deve spiegare perché io non l'ho compreso molto bene, nel senso che si parla di tuo fratello ha dato due schiaffi a mia figlia e mia moglie, stava anche tua madre, cioè cosa c'entra Enrico in questa vicenda, se ci vuole spiegare, perché allora io in pratica quando è successa questa cosa noi non ci stavamo manco a casa, quindi stavo a Roma dai miei genitori, quando siamo tornati la cosa era già stata successa. E ci hanno raccontato che... Quale cosa è stata successa? È questa qua che ha menato la sorella e la moglie di... Per spiegare alla Corte, perché la cosa è già successa, non capiamo di che stiamo parlando. Allora, quando è andato a casa, hanno avuto un disdico, non so, no, non ci stavi... È andato a casa di Massimiano, e Massimiano non c'era perché stava arrestato. Oh, spieghi bene. Ok. Quindi. È andato a casa, non so la motivazione, io questa non la so... È andato a casa e ha menato la madre e la figlia. Menato intendo. È dato botte, non so come dite voi. Non so, vabbè. Ha schiaffeggiato la mamma e la figlia. Mo, la motivazione noi non la sapemmo perché noi a casa non ci stavamo. E che c'entra Enrico in questa vicenda? Pretendeva Massimiano Morleo che Enrico andava a casa di Massimiano a casa di Stefano, che doveva andare a casa di Stefano a stroppiarlo. No, come ha preso? Che cosa le ha detto? Cosa le ha manifestato quando ha letto questa lettera? Ah, beh, ha detto queste cose non si fanno, è sbagliatissimo. Non si fanno queste cose. Che un fratello vada a casa di un altro fratello e va menando la moglie e la figlia. Preso, quindi non è intervenuto? No. Ma già era successo. Noi l'abbiamo saputo dopo due giorni. Però non è andato, non ha fatto niente. Per quale motivazione devo andare? E quindi Massimiliano ce l'aveva anche per questo motivo? Ce l'aveva per questo motivo anche, sì. Ma ce l'ha avuto sempre con Enrico. Quali erano gli altri motivi? Per altri motivi non lo da vedere, era geloso, non lo so. Perché Enrico forse è una persona proprio seria. Enrico è o è sì o è no, o è nero o è bianco. Non c'è una via di mezzo per Enrico. Non è che uno dà molta confidenza, anzi è una persona seria. Io ripeto, io sono rimasta dopo di questa... Io l'ho saputo tutta questa storia, io non lo so, non concepisco, non lo so. Non so che dirle, non lo so. Io mi trovo pure a disagio. Io, signor avvocato, io, signor giudice, in questo contesto io non ci sono nata. Io sono nata tutta diversamente. Cioè per me è tutta una cosa fuori dal normale. No, non so che dirle, no. Non lo so. Senta, altre minacce ha ricevuto altro tipo di minacce Massimiliano Morleo durante questo periodo, oltre le lettere e quant'altro? Massimiliano Morleo ha ricevuto minacce. Ha ricevuto, Massimiliano Morleo ha fatto altre minacce? Verbali, tramite gente, mandava che doveva... E che cosa diceva? Cosa? Che minacce ha ricevuto? Che doveva rovinare tutta la famiglia, non ci esistono più fratelli, non era più fratello, non faceva parte più della famiglia, li doveva rovinare, a Enrico lo doveva proprio rovinare, come e se perché? Fosse... Che non lo so, avvocato, non lo so, come se fosse voleva buttare le chiavi della vita sua, non lo so, perché tutta sta cattiveria.
Ma io queste, non, so no, queste, queste frasi, buttare sì. le chiavi, chi gliele ha dette, chi l'ha dette a voi? È Enrico, Enrico, chi? Massimiliano Morleu. Ma se era in carcere, come faceva a dirlo? No, oh, vabbè, ma non da adesso, ma da sempre è stato così. Sempre stato. Per esempio, se incontravano per strada tra fratelli, perché è una cosa normale, comune, trovava per strada e dice, no, nah, è morto di fame, per dire, mo gli sta facendo un esempio. Perché lui sì, ma io mi riferisco all'ultimo periodo, cioè all'ultimo periodo quando si è saputo della collaborazione. Sì, sono sì. arrivate delle minacce esplicite, dirette alla vostra famiglia, in relazione? Sì, l'ha detto che, doveva, che lui doveva stare in carcere, doveva vivere in carcere, buttare le chiavi, tutto e di più. Buttare le chiavi a chi? A Enrico. Tutto e di più, sì sì. Quindi non, lei sta dicendo che gli è arrivata una minaccia che Enrico tutte, avrebbero oltre le minacce, oltre tutte le cose, le ansie, le... sì. Sì, quindi sì. si parlava a Brindisi di questa vicenda? Da voi che si parlava a Brindisi. Cioè, opinione mia, scusate se lo dico, arriva prima il popolo e poi arriva il giornale. Opinione. Poi. Va bene. E dopo questa lettera, che diventa la prova regina di questa udienza, l'avvocato Epifani passa delle intercettazioni ambientali e chiede alla signora di commentarle insieme. Vediamo. Senta... Lei sa che da questo processo sono state fatte delle trascrizioni ambientali. Io adesso le farò delle domande e lei si sforzerà di dare una risposta e una chiave di lettura a tutte delle intercettazioni nelle quali è presente la sua persona. Va bene? Se ricordo, sì, sì, come allora, no, se ricordo, volentieri. Iniziamo. Certo. Io le leggo il numero del... dell'ambientale per facilitare la lettura, il volume, tutto, e dopodiché procediamo. Allora, la prima ambientale che le leggo, cercherò di andare in ordine cronologico in modo tale che la Corte possa avere più facilità nella lettura anche del verbale successivamente. Quindi inizio dalle prime ambientali nelle quali è stata sentita, intercettata, e seguirò un ordine cronologico senza fare dei salti temporali. Quindi iniziamo da un ambientale, allora, con riferimento al volume 2, un ambientale del 12 gennaio dell'anno 2022, progressivo numero 217, decreto 16/08/2021. 12 gennaio, iniziamo da questa qui. Che pagina? Un secondo, la dico. Pagina 94. No, lo sta. Allora, volume 2, pagina 97. No, sì, un istante, 97. Allora, in questa ambientale sembra che vi incontrate, lei si incontra con Cosimo. Ci sono due parlatori, c'è la voce femminile, seconda voce maschile, verosimilmente Cosimo. Io ora le leggo un passaggio e lei mi deve dare una spiegazione. Allora, pagina 95, dice a posto, Cosimo, verosimilmente dall'esterno in lontananza, scrive il perito, sì, poi dice Cosimo, uelà, poi un'altra lettera gli ha mandato, 12 gennaio, ma quando adesso no? Pure ad Enrico. Co risponde, ma quando stava a Taranto? Di che cosa state parlando qui, signora? Qua in pratica mi incontrai con Cosimino in farmacia e disse Cosimino, no, dice, è arrivata un'altra lettera, parlando delle lettere che sono arrivate di minacce di Massimiliano Morleu. Ah, quindi... Anche Cosimo aveva ricevuto delle lettere? Sapeva, no, non lo so, questo sapeva però che stavo mandando delle lettere. Io so che ha ricevuto le lettere. Poi c'è scritto Cosimo dice amo la è vecchia e Cosimo dice mi pensavo mo, no no, ma mo sta a Lecce, quindi sono più le lettere sembra da quello che ho compreso. Sono quattro, non so poi. Questo è un discorso che mi incontrai con Cosimino in farmacia. E parlavate? Parlavamo di sfuggita proprio. Quindi già parlavate, si parlava il 12 gennaio della collaborazione. E che disse che erano arrivate già queste lettere. Quindi il 12 gennaio eravate già a conoscenza della collaborazione? Sì. Anche se non vi era alcuna notizia di fonte giornalistica? No.
Quindi noi tramite le lettere abbiamo capito che Massimiano stava collaborando con la giustizia e anche tramite, e tramite Carcere Popolo. Poi c'è scritto sempre a pagina 97, dice non ci sta uscendo per niente, non ci sta uscendo, non ci sta uscendo. Ah, Enrico non stava uscendo di casa, Enrico, non stava uscendo di casa. Poi dice vabbè, i guai sono nostri, ciao co. Perché i guai? Eh beh, che ne so, quello che succederà, non lo so che succederà. Avevate paura delle minacce? Certo. Va bene. E siamo arrivati al termine dell'appuntamento settimanale con Processi di Puglia. Noi vi diamo appuntamento la prossima settimana, sempre con un processo che sta tenendo tutti noi e voi col fiato sospeso, sempre per una storia che è una storia reale e ricordiamo un processo in corso. Appuntamento alla prossima settimana.